Questo è un messaggio per tutti gli studenti del mondo, dell'Italia soprattutto, perché è la nostra terra. Ci troviamo sopra il tetto, cari studenti, perché l'indifferenza delle istituzioni a livello mondiale, stiamo parlando, è talmente così radicata che se un disoccupato, un lavoratore disperato perché senza stipendio, da mesi, si buttano dal balcone oppure si impiccano, per loro è un peso in meno. Quindi siamo di fronte veramente a un tentativo di introduzione del fascismo. Questa è una lotta e siamo dei disoccupati. Ci troviamo sopra il tetto, come potete vedere. Vedete l'altezza? Vedete? Qui vicino a noi c'è sempre, non si vede, il nostro grande Ernesto Che Guevara. Bene, questo messaggio è per dirvi che se non vi date una svegliata, cari studenti, toccherà a voi. Voi siete il futuro, voi siete i prossimi candidati, voi siete veramente ancora candidi. La parola candidato cosa vuol dire? Nel latino candidus, candido, bianco, trasparente. Questi sono invece tutti sporchi, cambiano casacca, creano partiti solamente per imbrogliare i cittadini. Quindi io credo che è giunta l'ora che voi studenti cominciate a riflettere, a interessarvi un po' della politica. Non dico tanto, lo so che andate in discoteca, con queste discoteche e questi incidenti, pure stiamo attenti. Siete spensierati, non avete pensieri, però pensate ai vostri genitori, quanti sacrifici stanno facendo per farvi studiare, quanti sforzi che stanno facendo per farvi studiare, e sono già magari loro vittime di questo sistema. Se voi non iniziate ad interessarvi a questa oppressione continua, e chi lotta viene oppresso. Noi siamo sul tetto proprio perché a Piazza Armerina è consolidato il fascismo, sia centrodestra che centrosinistra. Qui non ci sono ideali politici, qui c'è solo l'interesse mafioso. Se non iniziate, dicevo, a interessarvi della politica, mi sa che sarete i prossimi disgraziati, i prossimi morti di fame, perché una volta che vi siete laureati, una volta che avete preso il diploma, se manca il lavoro, se non abbiamo dei politici veramente, diciamo, in gamba, no? Che si impegnano per la creazione di lavoro, di quello vero, stiamo parlando di lavoro a tempo indeterminato, sblocco di concorsi. In tutti i comuni d'Italia ci sono dei posti vacanti e nessun partito si interessa ad andare a controllare. Perché? Questo è un punto interrogativo che io mando. Perché non si interessa? Beh, non ci sono parole, cari studenti. La lotta qua dura da 13 giorni. Qui sopra stiamo bene perché siamo liberi. Invece giù abbiamo sempre qualcuno dietro che ci perseguita, quindi dicevo, chi lotta viene perseguitato. Se invece voi iniziate a interessarvi un pochettino della politica, nel mondo del lavoro, se non lo fate, non servirà a niente il vostro diploma, non servirà a niente la vostra laurea. Sarete costretti ad andarvene, perché cosa, per un lavoro precario di un mese, di 6 mesi, di 3 mesi? Non è giusto, non è buono, fa schifo, cioè non è normale, è cose da pazzi. Siamo governati dai pazzi, siamo governati da pazzi che sono in mano ai mass media a livello di quei 10 giornalisti, delle testate più importanti della nazione. Ebbene, i politici nostri sono nelle mani di questi giornalisti, purtroppo. Questo è un mio parere, un mio pensiero, poi ognuno la vede come vuole. Poi volevo dire, cioè, quando un bambino nasce, c'ha il latte garantito, cresce, c'ha la scuola garantita. Quando arriva al diploma, alla laurea, ha il problema del lavoro. Ogni volta che si tratta di lavoro è sempre un problema. Quindi io vi lancio questo appello. Studenti, svegliatevi, svegliatevi, interessatevi un po' della politica, perché la politica ha bisogno di voi, perché voi siete il futuro della nostra nazione e il futuro del mondo intero. Grazie. Hasta la vittoria sempre! Vedo tutto che va in panne!
parlarne. Le cose non vanno, adesso voglia di cambiarle. Sento troppe voci, non puoi più insonorizzarle. Alza quel volume, fai vedere che hai le palle. Tocca a me cambiarle. Tutte le parole che mi vogliono distrarre. Posso disturbare, ma sembra tutto